Ciao ragazzi, sto andando a fare un po' di spesa, visto che, guardate, sono ben attrezzato, ho anche il mio dépliant, ci sono le offerte a 1 euro, quindi ne approfitto ragazzi per riempirmi il frigorifero. Quindi ho due bei borsoni, come vi ho fatto vedere, e ne approfitto di questa offerta che fanno. Quindi subito ci vado con la mattinata, perché se non si ci va con la mattinata qui a Palermo non trovi più niente, quindi uno si deve organizzare. Già il supermercato sta aprendo dove sto andando, che è vicino casa mia. Ora vi faccio vedere, giro la telecamera, così ci affrettiamo a fare spese. Con questa spesa che faccio dovrei riuscire a fare tutto il mese di novembre, cioè questa settimana di ottobre più tutto il mese di novembre, e ne approfitto perché mi sono segnato tutto sul dépliant, cosa prendere tra carne, latticini, pasta, formaggio e quant'altro, quello che mi serve. È a 10 minuti da casa mia il supermercato, quindi ne approfitto, visto che inizia ora, e conviene andarci ora subito, perché come vi ho detto prima, qui a Palermo appena si sparge la voce delle promozioni scoppia l'inferno. Ora vi farò vedere che sicuramente sarà super pieno, sarà sicuro. Vediamo se ho ragione. Allora, siamo quasi arrivati. Dopo il semaforo c'è il supermercato dove vado di solito io, praticamente sono meno di 3 minuti di macchina, dove sta uscendo quel camion bianco, ragazzi. Qua mettiamo la freccia ed eccolo qua, il Conad, eccolo là ragazzi. Io vado là, visto che ci sono moltissime offerte a 1 euro, non me le faccio scappare, ne approfittiamo come abbiamo detto. Avete visto, sono le 9:10 del mattino e già il posteggio qua è quasi tutto pieno, come state vedendo, che vi dicevo, qua a Palermo appena si spagge la voce si ha il sentore delle promozioni, arriva mezza Palermo, arriva. Ecco perché poi tu arrivi dopo un paio d'ore e non trovi più niente, anche se l'offerta dura tutta la settimana non trovi più niente. Quindi ragazzi, per un momento stacco il video, poi ripigliamo dopo. Ciao a tutti. Ok ragazzi, missione compiuta. Dopo 1 ora e 10 minuti, guardate, ho fatto tutta la spesa per tutto il mese. È stata un'esperienza allucinante. Che da noi l'offerta dura una settimana in teoria, però in pratica dura solo un giorno, perché finiscono tutte cose, finiscono. Quindi se tu vedi i dépliant nei giorni successivi, sappi che non troverai più nulla, amico mio. Io queste cose ormai le so, e sono venuto con la mattinata presto, già ho trovato l'ira di Dio. Nel video precedente che vedrete a questo vi ho fatto vedere il posteggio che era quasi pieno, e non è stato piacevole ragazzi. Ora me ne ritorno a casetta bella con un mese di spesa fatta. Ho speso in tutto 25 euro, prendendo anche carne, formaggi, prosciutto e quant'altro. Quindi ora giriamo la telecamera e ritorniamo a casina bella. È stata un'impresa, c'era mezza Palermo ragazzi. Purtroppo da noi funziona così, cioè, l'offerta dice dura tutta la settimana, invece a Palermo dura solo un giorno, perché il restante delle settimane non hanno più niente, quindi rimane solo il dépliant, e a chi è che non lo sa si prende la fregatura. Io queste cose le so, quindi lo stesso giorno dell'offerta, come vedete, sono andato
ero arrivato alle 9, sono uscito alle 9:10, come state vedendo. Vi faccio vedere se riuscite a vederlo, non lo so se lo vedete. Sono le 10, quasi 10, insomma un'ora abbondante per fare la spesa e soprattutto per pagare, visto che ho dovuto fare una fila chilometrica. Però sono stato fortunato che ho trovato una cassiera veramente veloce, quindi non mi posso lamentare. Quindi non ho più il pensiero della spesa per tutto il mese successivo. C'è l'offerta delle carni, prosciutti, wurstel e quant'altro. Specialmente sui polli ho preso diverse fette di pollo, cioè ne ho preso un paio di chili, così poi me lo distribuisco nel mio freezer, che ho una ghiacciera, non freezer, è una ghiacciera, dove separo i vari tipi di carne, hamburger e quant'altro. Così mi ci faccio tutto il mese. Queste promozioni sono la manna, perché si spende poco e ti porti l'ira di Dio. Io mi sono portato tanta bella robetta, ma visto che siamo due persone, io e mia madre, non c'è problema. Con questo ci facciamo tutto il mese. Poi ho preso anche detersivi, shampoo. Se facciamo l'offerta tutta a 1 euro, ne abbiamo approfittato. Sono un pochettino stanco, ora più tardi mi riposo, visto che già ho finito di lavorare, che io inizio con la mattinata alle 4:30 a lavorare, ragazzi, e finisco tra le 9, tra le 8:30 e 9 finisco. Prima lavoravo 3 giorni a settimana, venerdì, sabato e domenica. Il datore di lavoro dove sto lavorando ha deciso di prendermi tutta la settimana, quindi lavoro tutti i giorni alle 4:30, mi alzo nel mattino e finisco tra le 8:30 e 9. Ora sono un po' stanco e mi vado a riposare. Tanto le notizie sul mio blog le ho caricate ieri sera a mezzanotte, quindi ci saranno una ventina, una trentina di notizie che verranno pubblicate col timer, quindi mi posso riposare tranquillamente, che sono un po' stanco. Quindi qua siamo arrivati a Casina, siamo arrivati, come al solito, ormai la conoscete casa mia. Vi mostro anche che hanno riparato la buca dopo le mie, diciamo, continue segnalazioni. Hanno fatto, guardate, hanno fatto stavolta un bel lavoro, fatto bene, non quella porcata che hanno fatto di finta riparazione. Stavolta hanno fatto un bel lavoro. Ok ragazzi, io sono arrivato, alla prossima, ciao a tutti.